L'igienizzazione dei bidoni condominiali è fatta a norma di legge e con lo scrupolo che merita. I contenitori dell'umido sono una vera bomba batteriologica, possibile causa di infezioni e infestazioni di roditori e insetti, nonché di cattivi odori. Il rimedio è il servizio professionale di Global Ecology Service. Periodico, sicuro, flessibile, a norma di legge, perché smaltiamo i liquami e rilasciamo il formulario dei rifiuti. Togli tutti i problemi e le incombenze. Chiama Global Ecology Service. Semplice, veloce, conveniente. Group Service mette la propria esperienza a disposizione di enti privati e aziende. La nostra politica è quella di offrire un servizio che soddisfi le aspettative dei clienti con interventi a 360 gradi. Semplici manutenzioni o riparazioni, realizzazione di ristrutturazioni, gestione di piccoli e grandi cantieri. Tutte le opere sono realizzate con materiali di qualità e da personale altamente qualificato. Offriamo un servizio di reperibilità 24 ore su 24. Per informazioni contatta il 349-6167-313. Hai la caldaia guasta? Devi fare la manutenzione? Il centro assistenza Vaillant Green Service è da anni al tuo fianco con personale qualificato, cortesia e innovazione, offrendoti un servizio su misura e consigliandoti prodotti ad alta efficienza energetica. Dal 1998 a Prato come centro autorizzato Vaillant. Ascensori e Ascensori è un'azienda specializzata in installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici. Da oltre 10 anni ci occupiamo di offrire un servizio personalizzato sul cliente, tempestivo e affidabile, grazie al nostro personale altamente qualificato. In Duferco Energia lavoriamo per darti la serenità di una completa trasparenza e di un servizio vantaggioso che funziona davvero. Oggi forniamo luce e gas a migliaia di case, condomini e aziende. Sviluppiamo progetti di efficienza energetica, crediamo nella mobilità elettrica e investiamo in sostenibilità sul nostro territorio. Per la tua fornitura di luce e gas, scegli la chiarezza, la semplicità e la convenienza. Scegli Duferco Energia. Scopri tutti i vantaggi su dufercoenergia.com. Blatte, formiche, zanzare, ratti. La risposta ai problemi di infestazione della tua casa o del tuo condominio è Flash Cleaner Servizi Ambientali. Con oltre 20 anni di esperienza, siamo pronti ad offrirvi soluzioni su misura per eliminare definitivamente ogni presenza indesiderata, anche dai vostri giardini. Chiama le nostre sedi di Prato o Firenze ed avrai la certezza di esserti rivolto a degli specialisti del settore. Tutti buonasera e bentrovati a Condominio OK, la nostra rubrica mensile dedicata al mondo dell'abitare. Ultima puntata della nostra trasmissione prima della pausa estiva. Questa sera parleremo di un argomento di strettissima attualità, le comunità energetiche rinnovabili, l'autoconsumo collettivo. Cercheremo quindi di capire che cosa sono, qual è l'impatto anche che hanno sui condomini e qual è la situazione attuale. Lo facciamo con i nostri due ospiti che vado subito a presentarvi. Siamo in compagnia di Fabio De Santis, amministratore di condominio di Anaci Prato e Pistoia, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie. Ed è qui con noi anche Cristian Mari di Duferco Energia, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, dicevamo, le comunità energetiche, autoconsumo collettivo al centro di questa nostra puntata. Mari, spieghiamo intanto meglio, se ne sente parlare tantissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo, spieghiamo meglio che cosa sono, quindi. Sì, sì. Allora, le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo sono due concetti molto simili fondamentalmente sono quasi la stessa cosa, se non per un concetto di confini.
Allora, all'interno c'è il concetto di comunità, quindi fondamentalmente ci sono degli individui, delle attività commerciali, dei condomini, dei condomini che mettono in condivisione la propria produzione energetica a fronte di altri individui che fanno parte sempre della stessa comunità che possono usufruire. La differenza di fondo tra una comunità energetica rinnovabile e l'autoconsumo collettivo è tendenzialmente il limite in cui si sviluppa questa comunità, nel senso che nell'ambito della CER, della comunità energetica rinnovabile, il limite è legato a un'area, ad una zona che viene servita da una cabina primaria, che è tendenzialmente un grosso trasformatore che prende l'elettricità, l'energia ad un alto voltaggio e la porta a una tensione più bassa, quindi un'area ben delimitata all'interno di un comune. Nell'autoconsumo collettivo la condivisione dell'energia prodotta avviene all'interno di un condominio, quindi di un edificio. Questo che cosa comporta? Che mentre nella comunità energetica rinnovabile bisogna fondamentalmente creare una società, bisogna creare un ente giuridico autonomo, nell'ambito condominiale la cosa è più semplice perché esiste già un ente giuridico che è il condominio stesso e quindi non bisogna passare attraverso un avvocato, un notaio per ovviamente creare un ente autonomo, un ente che identifichi la comunità. Ecco, quali sono anche i vantaggi quindi per i condomini e i condomini? Allora, i vantaggi sono tendenzialmente economici, sono di due tipi. Allora, il primo fondamentalmente è l'autoconsumo diretto. Prendiamo l'esempio del condominio. C'è un bel tetto, si fa un bel impianto. Che cosa succede? Ci saranno delle parti condominiali, quindi si può pensare, ad esempio, che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico vada ad abbattere in maniera diretta la bolletta elettrica e della luce legata ai consumi condominiali. Ora, è ovvio che questa situazione, il profilo di carico cambia da condominio a condominio, quindi ad esempio se un condominio utilizza l'energia comune solamente per il vano scale o per l'ascensore, avrà un vantaggio che è sensibilmente diverso a chi ad esempio ha una pompa di calore condominiale, dove quindi avrà un abbattimento decisamente più importante. Questo è il primo vantaggio, quindi immediato lo sconto, chiamiamolo così, un abbattimento della bolletta. Il secondo vantaggio è quello invece della condivisione. Il concetto di comunità energetica, di autoconsumo, è proprio quello che ciò che produce il condominio in questo caso viene messo in condivisione con chi fa parte del condominio stesso. E quindi alla fine di un determinato periodo, un anno tendenzialmente, il GSE, questa autorità che si occupa appunto dei servizi energetici nazionali, restituirà una somma di denaro, quindi c'è una parte finanziaria, al condominio stesso. Quindi fondamentalmente dei soldi che potranno essere o ridivisi all'interno del condominio, quindi in funzione delle parti millesimali o dell'autoconsumo, o potranno rimanere all'interno del condominio stesso e quindi potranno essere usate per scopo comune del condominio. Quello che però tenderei a evidenziare è che quello che vuole il legislatore sia a livello europeo che nazionale e che si cambi, siccome siamo in una fase di transizione ecologica, è fondamentale che si cambi l'approccio dell'utente finale nei confronti dei propri consumi. Mi spiego meglio. L'autoconsumo collettivo viene incentivato, quindi si avrà questo incentivo economico, quando si andrà in autoconsumo. Questo vuol dire che il singolo condomino dovrà, per questo che c'è l'incentivo, deve essere incentivato a consumare quando il pannello fotovoltaico che si trova sul proprio tetto sta producendo. Quindi bisognerà dire alla signora del terzo piano di accendere la lavatrice intorno all'ora di pranzo e non aspettare la sera. Ecco, questo per essere Esatto. Ecco, De Santis, in che modo anche i condomini percepiscono, stanno percependo queste novità, chiedono, si informano, vogliono sapere? Sì, hanno un atteggiamento sicuramente positivo, anzi
quasi proattivo nei confronti dell'assemblea e dell'amministratore di condominio, suggerendo anche loro addirittura qualche iniziativa, e quindi ci ritroviamo nei vari incontri, nelle assemblee a discutere di questo argomento, anche perché in passato hanno avuto esempi positivi, a partire dalla termoregolazione che del 2016 era obbligatoria, e quindi hanno visto i benefici. Li hanno toccati con mano come poi dopo ci sono state le varie agevolazioni fiscali di riqualificazione energetica, ma anche di ristrutturazione edilizia, e quindi hanno toccato con mano sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del benessere e quindi poi anche della condivisione. E quindi sto parlando, per quanto riguarda l'ultimo, era stato il super bonus, l'eco bonus, ma lo stesso anche bonus facciate, perché poi gli interventi non sono solo di riqualificazione energetica, a volte si parla anche di ristrutturazione. E quindi, avendo avuto un'esperienza positiva, vogliono continuare in questo senso. Ecco, su questa strada. Ecco Mari, le chiedo anche, insomma, un po' riassumendo anche quali sono anche le condizioni quindi per costituire quindi una comunità energetica all'interno di un condominio. Allora, la comunità energetica, o meglio l'autoconsumo collettivo, è un prodotto che secondo me deve essere tailorizzato, cioè deve essere un prodotto sartoriale. Molto spesso si attende un prodotto standard da utilizzare in ogni singolo condominio. Questo non è possibile. Bisogna fare uno studio attento condominio per condominio. Perché? Perché ci sono delle necessità. Ci sono necessità fondamentalmente tecniche. Ci sono condomini che hanno più spazio per mettere pannelli fotovoltaici. Ci sono condomini che non sono nelle condizioni perché lo spazio non c'è, o ad esempio sono coperti, non c'è una esposizione sufficiente per avere una produzione energetica che sia importante, che quindi vada veramente a dare un contributo economico ai condomini e al condominio stesso. Quindi fondamentalmente sono delle questioni tecniche, e ogni condominio va studiato nella sua interezza, nella sua esposizione, e per trovare la giusta soluzione. È anche importante notare che io parlo di pannelli fotovoltaici, ma in realtà il legislatore, quando parla di comunità energetiche e parla di autoconsumo collettivo, parla di fonti di energia rinnovabile ad ampio spettro. Quindi è facile parlare di pannelli fotovoltaici perché uno ha il proprio fornitore, fa fare un preventivo e se ha un tetto con una buona esposizione è la soluzione più semplice. Però si possono anche pensare ad altre soluzioni, alla geotermia, alle biomasse. Quindi ecco perché dico non si può pensare a un prodotto standardizzato. Ogni condominio va studiato nelle sue interezze. Ecco, guardando dal lato dell'amministratore De Santis, serve quindi comunque sempre anche il passaggio in assemblea per approvare? Sì, è necessario, anche perché, come diceva prima l'ingegnere, stiamo parlando di beni che possono essere privati e beni che possono essere condominiali, come le stesse infrastrutture. Quindi anche una semplice autorizzazione per mettere un'infrastruttura privata su un bene condominiale è necessario passare da lì. A volte appunto si parlava di diversi tipi di infrastrutture che possono essere messe, che riguardano diversi beni, per cui sarà necessario fare anche più assemblee condominiali. E come diceva bene anche l'ingegnere, ovviamente stiamo parlando di 12 milioni di edifici, di cui 2 milioni a uso residenziale, e non possono essere tutti uguali. Certo. Andrà fatto sicuramente uno studio di fattibilità, andranno fatti diversi incontri, in assemblea sicuramente sarà necessaria a questo punto la figura dell'ingegnere o dei tecnici o dei termotecnici, ma io dico anche del legale, per comprendere bene quali sono i limiti e poi ovviamente i vari contratti che si andranno a stipulare. Quindi anche lì la parte di formazione da parte dell'amministratore di condominio e di collaborazione con tutti i professionisti coinvolti, ovviamente riparto sempre dal passato, dalla termoregolazione del superbonus, ci hanno insegnato appunto a collaborare tra di noi, a vedere tutte le figure professionali coinvolte, proprio per soddisfare le esigenze dei clienti. Non di illudere ovviamente, perché ovviamente ogni strumento, ogni infrastruttura ha una sua agevolazione, ha un suo beneficio, che possono anche essere non nell'immediato, diciamo così, e quindi studiare bene
condominio per condominio, quali sono le esigenze, quali sono le infrastrutture e quali sono gli strumenti idonei per ogni condominio. È necessario, insomma, appunto, quindi vedere caso per caso, insomma, analizzare singolarmente, mettere insieme quindi più persone competenti, ognuno per il loro lato. Se non tutti, comunque, se non c'è l'unanimità in assemblea, come funziona? Ovviamente per ogni bene, per ogni struttura già prevista dal Codice Civile, se si tratta di un'innovazione o si tratta di una ristrutturazione edilizia, i propri millesimi, insomma, per cui non in tutti i casi serve l'unanimità, ma in alcuni casi è prevista anche solo la maggioranza, per cui poi dopo si può procedere, anche perché pensiamo a un miglioramento del proprio edificio e del proprio appartamento. Anche un singolo condomino può comunque entrare, quindi decidere di entrare in una comunità energetica. Sì, sì, questo è possibile. Ecco Mari, le chiedo un'altra cosa, appunto, in che modo anche quindi il condominio può andare in autoconsumo collettivo e quindi poi come sfruttare alla fine quindi, insomma, gli incentivi nel migliore dei modi? La prima cosa che deve fare il condominio è fare l'impianto, quindi dopo uno studio di fattibilità, dopo insomma i preventivi, quando il condominio stesso ha deciso di mettere l'impianto, una volta che l'impianto è pronto, allora a questo punto si passa al punto 2, che è quella di mettere intorno al tavolo tutti i condomini. Ecco, io sono d'accordo con l'amministratore, perché in effetti più che le problematiche tecniche ci sono delle problematiche amministrative e legali, mi spiego meglio. È fondamentale, ma questo lo richiede la normativa, che il condominio stabilisca attraverso un contratto di diritto privato come verranno ripartiti gli incentivi. Faccio un esempio pratico. Se noi abbiamo un impianto fotovoltaico e questo impianto fotovoltaico viene diviso in millesimi e quindi le quote di partecipazione, l'investimento è in millesimi, si può pensare prima acchito che l'incentivo venga diviso in millesimi, che è la cosa più semplice. Il problema è che così facendo non si incentiva l'autoconsumo, perché come dicevo prima, se qualcuno durante il giorno consuma l'elettricità che viene prodotta, ha diritto, secondo la normativa europea e il legislatore nazionale, a un incentivo maggiore rispetto a chi invece questa energia non l'ha consumata. Quindi è anche ipotizzabile, e anzi è lo scopo del legislatore, che in questo, diciamo, accordo privato tra le parti si decida che ci sia una ripartizione dell'incentivo in funzione di quello che è stato autoconsumato. Quindi il punto 2 è fondamentalmente mettersi intorno a un tavolo, magari legale, e decidere come ripartire gli incentivi. Una volta fatto questo, bisogna comunicare a Terna l'esistenza dell'impianto, perché esiste un database, chiamiamolo un'anagrafe nazionale, con un sistema che si chiama Gaudì, quindi bisogna dire ok, questo impianto è pronto e va in produzione. E poi, una volta fatto questo, bisogna comunicare al gestore dei servizi energetici nazionale, GSE, i pod, quindi fondamentalmente il numero dei contatori che entreranno a far parte di questa comunità. Una volta che si comunica questa cosa al GSE, bisogna solamente andare in autoconsumo, bisogna produrre e consumare, e poi alla fine dell'anno ci sarà il ritorno finanziario e economico da parte dell'ente nazionale. Ecco, quindi insomma in conclusione fondamentale è sempre, essendo una cosa in costante evoluzione, essere costantemente appunto aggiornati e formati, insomma, sì, da parte di tutti gli attori. Sì, infatti insieme a Duferco e ad Anaci stiamo da sempre organizzando corsi di formazione su questo argomento, ma ovviamente anche con altri. E a Prato e a Pistoia ora stiamo cercando appunto di instaurare dei protocolli d'intesa con appunto con gli ingegneri, gli architetti e i geometri, perché abbiamo visto ormai la collaborazione è necessaria. Assolutamente sì. Benissimo, io ringrazio davvero i miei due ospiti, grazie Fabio De Santis. A voi. E grazie a Cristian Mari, grazie davvero. Grazie a voi. E a tutti voi grazie per averci seguito, questa era appunto l'ultima puntata di questa stagione di Condominio Ok, ci vediamo quindi subito dopo la pausa estiva. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci. Grazie.